Siamo lodati Gesù e Maria. Cari amici, sta per partire questo video di questo ciclo di catechesi. Vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, spuntare la campanella per le notifiche e al termine del video, se il video vi piace, di mettere un bel like e una condivisione con qualcuno per diffonderlo se lo reputate opportuno per il bene di altre anime. Buona visione a tutti. Laudentur Iesus et Maria. Carissimi amici, siamo forse all'ultima puntata, o l'ultima o la penultima. Vedremo, questo dipende da dove ci porta un po' il discorso di questa sera, perché l'episodio della morte di Maria Maddalena non è lunghissimo, ma non è nemmeno cortissimo, quindi vediamo. Certo, questa è la 36esima puntata, quindi finire a 36 con i volumi dei libri di cielo, che sapete che i volumi sono 36 perché c'è veramente la Santissima Trinità. Adesso non mi ricordo, perché era, mi pare, 1 più 1 più 1, 2 più 2 più 2, 3 più 3 più 3, mi pare. Adesso non mi riesco a ricordare, ma c'era proprio una formula che no, 3 per 3 9, 9 per 3 27, insomma, adesso non mi ricordo, no? Sì. E 3 e vabbè, adesso non mi riesco a ricordare. Comunque l'ha trovata da qualche parte. È un numero molto importante, e quindi se fossero veramente state 36 puntate, sicuramente c'ha un significato non indifferente. Allora, dopo gli episodi legati alla morte e risurrezione di Gesù, cala il sipario, quindi non c'è tutta quanta la descrizione di tutto quello che è successo dopo. C'era detta la tradizione, anche il martirologio romano, questo ve lo dico per conoscenza. Lazzaro è diventato vescovo ed è morto martire. Marta e Maria di Magdala sono emigrate, diciamo così, sono andate in Francia, a Marsiglia. Maria di Magdala si è ritirata in una grotta solitaria per vivere in penitenza assoluta, mentre Marta ha fondato una specie di piccola comunità religiosa con tante vergini, sempre da quelle parti lì, vivendo in maniera santa, con questo gruppo di donne evangelizzate. Adesso in questo momento non mi ricordo, dovrei andare a rileggere il martirologio, se anche Lazzaro era lì e quindi è diventato vescovo proprio di Marsiglia, oppure se è andato altrove. In questo momento non sono sicuro al 100% perché non vorrei dare informazioni scorrette. Quindi l'episodio che adesso vedremo, perché Maria Valtorta ebbe semplicemente la visione del trapasso, degli ultimi ore, forse minuti, forse una mezz'oretta, forse un'ora, adesso non si sa, quindi dell'ultimo giorno di vita di Maria di Magdala, con il commento di Gesù. Ecco. Quello che poi ha fatto dentro questa grotta si capisce dalla descrizione che adesso andremo a vedere. Passo alla lettura. Vedo una spelonca rocciosa in cui è un giaciglio di foglie ammassate su un rustico telaio di rami intrecciati e legati da giunchi. Questo era il letto. Un giaciglio di foglie ammassate su un rustico telaio di rami intrecciati e legati da giunchi. Certo, un lettino. Deve essere comodo come uno strumento di tortura, nota Maria Valtorta. La grotta è inoltre un pietrone che fa da tavola e uno più piccolo che fa da sedile. Contro il lato più fondo ve ne è un altro, uno scheggione sporgente dalla roccia che non so se naturalmente o con paziente e faticosa opera umana è stato tratto a pulimento e presenta una superficie abbastanza liscia. Su questo, che pare un rustico altare, è posata una croce fatta di due rami tenuti insieme da vimini. Le
L'abitante della grotta ha inoltre piantato in una fessura terrosa del suolo una pianta di edera e ne ha condotto i rami a incorniciare la croce ed abbracciarla. Mentre in due rustici vasi, che paiono modellati nella creta da mano inesperta, probabilmente l'ha fatti lei, stanno dei fiori selvatici colti nelle vicinanze. Proprio ai piedi della croce, in una conchiglia gigante, è una pianticella di ciclamino selvatico con le piccole foglie ben nette e due bocci che sono prossimi a fiorire. Ai piedi di questo altare vi è un fascio di rami spinosi e un flagello di corde annodate. Nella grotta vi è inoltre un rustico orciolo con dell'acqua. Nient'altro. Scenario, insomma, impegnativo. Dall'apertura stretta e bassa si vede uno sfondo di monti e per una luminosità mobile che si intravede lontano si direbbe che da questo punto sia visibile il mare. Se la memoria non mi inganna, non era un fenomeno in geografia, ma Marsiglia è sul mare. Credo proprio di sì. Ecco. Ma non lo posso assicurare. Dei rami penduli d'edere e caprifoglie di rosei selvatici. Tutta la solita pompa dei lunghi alpestri pendono sull'apertura e fanno come un velo mobile che separa l'interno dall'esterno. E adesso ascoltiamo bene. Una donna scarna, vestita di una rustica veste scura, sulla quale è posata una pelle di capra come mantello, entra nella grotta smuovendo i rami penduli. Pare esausta, la sua età è indefinibile. Se si dovesse giudicare il volto appassito, le si darebbero molti anni, oltre 60. Se si dovesse giudicare la chioma ancora bella, folta, dorata, non più di un 40. Essa le pende in due trecce lungo le spalle, curve e magre, ed è l'unica cosa che splenda in quello squallore. La donna sarà stata certo bella, perché la fronte è ancora alta e liscia, il naso ben fatto e l'ovale, per quanto smagrito dall'estenuazione, regolare. Vedete che Maria la Torta non la riconosce subito, anche se l'ha vista un sacco di volte. Ma gli occhi non hanno più fulgore, sono fortemente affondati nell'orbita e segnati da due bisteri bluastri. Due occhi che denunciano il molto pianto versato. Due rughe, quasi due cicatrici, si sono intagliate dall'angolo dell'occhio lungo il naso e vanno a perdersi in quell'altra caratteristica ruga di chi ha molto sofferto, che dalle narici, vedete, scende come un accento circonflesso agli angoli della bocca. Cioè, sembra di vedere davanti la capacità descrittiva di Maria Altortino, sarebbe assolutamente buono, sono proprio una zappa queste cose qui, proprio un disastro. Le tempie sono come scavate e le vene azzurre si disegnano nel grande pallore. La bocca pende con curva stanca ed è di un roseo pallidissimo. Un tempo deve essere stata una splendida bocca, ora è sfiorita. La curva delle labbra è simile a quella di due ali che pendano spezzate, una bocca dolorosa. La donna si trascina sino al masso che fa da tavola e vi posa sopra dei mirtilli e delle fragole selvatiche. Dette magni se stai in un posto del genere, quindi. Poi va all'altare e si inginocchia, ma è così spossata che nel farlo quasi cade. E deve sorreggersi con una mano al masso. Prega guardando la croce e delle lacrime scendono per il solco sino alla bocca che le beve. Poi lascia cadere la sua pelle di capra e resta con la sola rozza tunica e prende i flagelli e le spine. Stringe i rami spinosi intorno al suo capo e ai suoi lombi e si flagella con le corde, ma è troppo debole per farlo. Lascia cadere
il flagello e appoggiandosi all'altare con ambe le mani e la fronte dice: non posso più, Rabboni. Più soffrire il ricordo del tuo dolore. La voce me la fa riconoscere. È Maria di Magdala. Sono nella sua grotta di penitente. Maria piange, chiama Gesù con amore. Non può più soffrire, ma amare può ancora. La sua carne, macerata dalla penitenza, non resiste più alla fatica del flagellarsi, ma il cuore ha ancora palpiti di passione e si consuma nelle sue ultime forze amando. Ed ella ama, restando con la fronte incoronata di spine e la vita serrata nelle spine. Ama parlando al suo maestro in una continua professione di amore ed in un rinnovato atto di dolore. È scivolata con la fronte a terra, la stessa posa che aveva sul Calvario di fronte a Gesù deposto sul grembo di Maria, la stessa che aveva nella casa di Gerusalemme quando la Veronica spiegava il suo velo, la stessa che aveva nell'orto di Giuseppe di Arimatea quando Gesù la chiamò ed ella lo riconobbe e lo adorò. Ma ora piange perché Gesù non c'è. La vita mi fugge, maestro mio, e dovrò morire senza rivederti. Quando potrò bearmi del tuo viso? I miei peccati stanno di fronte a me e mi accusano. Tu mi hai perdonata e credo che l'inferno non mi avrà. Ma quanta sosta nell'espiazione prima di vivere di te, o maestro buono. Per l'amore che mi hai dato, conforta l'anima mia. L'ora della morte è venuta. Per il tuo morire desolato sulla croce, conforta la tua creatura. Tu mi hai generata, non la madre mia. Tu mi hai risuscitata più che non risuscitasti Lazzaro, fratello mio. Poiché egli era già buono e la morte non poteva che essere attesa nel tuo limbo. Io ero morto nell'anima. E morire voleva dire morire in eterno. Gesù, nelle tue mani raccomando lo spirito mio, è tuo, perché tu l'hai redento. Accetto per ultima espiazione di conoscere l'asprezza del tuo morire abbandonato, ma dammi un segno che la mia vita ha servito ad espiare il mio peccato. Non lo so se ci riesco, ma bisogna fare un pit stop perché sto facendo un po' di fatica perché sentire queste cose, sinceramente, io ho un po' il cuore tenero, quindi sono cose un po' commoventi, oltre che estremamente edificanti. Cioè, basta confrontare questo che abbiamo sentito e quello che poi anche Maria Valtorta ha descritto con la leggerezza con cui oggi si tratta il peccato. E non dico la leggerezza, la totale trascuratezza con cui si ricorda e si pratica quindi il dovere di espiare e di fare penitenza per i nostri peccati. Un'altra follia proprio inqualificabile di questi nostri tempi folli. Questo che vediamo fatto da Maria di Magdala, l'ha fatto Maria di Magdala, ma questa è stata la vita di decine di migliaia di uomini e donne, nei chiostri, nei monasteri, nelle spelonche del deserto. Io racconto sempre, quando i frati di San Francesco fecero il famoso capitolo delle stuoie ad Assisi, andate a leggere le fonti francescane. San Francesco diceva: va bene, fratelli, adesso per un paio di giorni pausa,
Depositiamo tutti quanti gli strumenti di penitenza. Fecero un montarozzo tra cinturoni, cilizi, discipline rigorosamente tutte di ferro, non di corde come questa di Maria di Magdala. C'era un montarozzo, c'era. Come hanno fatto per ognuno di trovare il suo, non si sa. Adesso qualcuno ha deciso che queste cose qui non servono, non servono più. Io so per certo, di poveri seminaristi che, leggendo qualche vita di santo, si sono fatti prendere da un pochino di zelo, che tanto male no, non gli fa. Sapete, poi tutti quanti i maestri di spirito dicono, prima di fare le credenze un po' impegnative, parlane col padre spirituale. Gli hanno detto che volevano provare a fare la disciplina al padre spirituale. Non è che si muore se uno, cioè, per morire ci vuole che uno usa le discipline di San Francesco e di Santa Veronica Giuliana. Sono morti manco loro, io mi sono sempre chiesto come hanno fatto a non morire, eh? Perché una roba del genere, come non ti prende il tetano, o come uno non muore dissanguato, perché si massacra se si rogge quella roba lì. Disciplina normale, non succede niente. Ti farà un pochino arrossare la schiena, oppure dove la schiena cambia nome, perché si usa in questi posti. Apriti cielo. Ma lo so, psicologo subito. Ma che sei matto? Ma che fai? Ti frusti? Sto poveraccio l'ha ridotto un pizzico, l'ha ridotto. Capito? A sto punto bisogna pure stare attenti quando si fanno le catechesi a dire che bisogna parlare delle penitenze al padre spirituale, perché quando hanno scritto queste cose c'erano padri spirituali normali, d'accordo? Che se ti dovevano dire qua, magari forse, cioè, facevano un discernimento, perché magari per una persona quella cosa può essere controindicata, perché forse il Signore non gliela chiede, perché ci può essere il problema dell'orgoglio spirituale, che ne so. Perché non sta in condizioni di salute, però non è che tu dici una cosa del genere, te fa diventare un pizzico e te manda dallo psicologo e te caccia dal seminario. Perché questo oggi può succedere, eh? E questa di peccati ne ha fatti tanti. E questa poteva pure dire, mazza, però, no, ne ho fatti tanti, però il nostro Signore risorto è apparsa, cioè, dopo la Madonna è apparsa prima a me, quindi poteva anche pensare, no, no, non ha pensato. Il nostro Signore è salito, dice, beh, è salito, e adesso io che faccio? E adesso io vado a fare penitenza. Tutta la vita. Tutta la vita ha fatto penitenza, tutta. Così qualcuno gli sarà andato a dire, qualcuno gli avrà portato l'Eucaristia lì, boh, avrà assistito a qualche messa, forse se il fratello veramente stava lì fino a quando ci stava, magari forse qualcuna sì, perché se uno se ne va dentro una spelonca da sola, ma che fa? Questo anche per quelli che in tempi non lontani non nomino la circostanza perché ci arriviamo da soli. Quando per fare la comunione c'erano da fare certe cose che ci voleva coraggio, ma io devo fare la comunione, io non accetto perché io devo fare la comunione. E questa come ha fatto? Per quanti anni non avrà fatto la comunione? Non sto dicendo che la comunione non sia la cosa più santa di tutti, ragazzi, siete cercati di capirmi, no? Io senza la comunione starei in coma, starei. Ma bisogna capire un attimo le circostanze, no? Questa è una circostanza straordinaria. Ma fare una penitenza di questo genere, quanto è santificante? Tanto, no?
Cioè, io quando lessi questa roba qui rimasi santamente traumatizzato. Perché adesso c'è la seconda parte, questo ho dovuto fare il primo pit stop, perché adesso leggo, non anticipo per chi non la conosce, così se la gode in diretta e poi ci sarà il secondo commento. Ma dammi un segno che la mia vita ha servito a espiare il mio peccato. Maria. Gesù è apparso, pare scendere dalla rustica croce, ma non è piegato e morente, è bello come la mattina della risurrezione. Scende dall'altare e va verso la prostrata, si curva su lei. La chiama ancora e poiché ella pare credere che quella voce suoni per i suoi sensi spirituali e volto a terra com'è non vede la luce che Cristo irradia, egli la tocca, posandole una mano sul capo e prendendola per il gomito, come a Betania, per rialzarla. Quando ella si sente toccata e riconosce dalla lunghezza quella mano, ha un gran grido e alza un volto trasfigurato di gioia e lo abbassa per baciare i piedi del suo Signore. Adesso già ho intravisto, quindi adesso è un po' difficile, quindi facciamo un po' di training autogeno. Allora. Facciamo, eh? Alzati, Maria, sono io. La vita fugge, è vero. Ma io vengo a dirti che il Cristo ti aspetta. Non vi è attesa per Maria. Tutto è perdonato a lei. Dal primo momento fu perdonato, ma ora è più che perdonato. Il tuo posto è già pronto nel mio regno. Sono venuto, Maria, per dirtelo. Non ho dato ordine all'angelo di farlo, perché io rendo il centuplo di quanto ricevo. Ed io ricordo quanto ho da te ricevuto. Maria, riviviamo insieme un'ora passata. Mamma, quanto è lungo ancora, ragazzi, facciamo una preghiera. Ricorda Betania. Era la sera dopo il sabato. Mancavano 6 giorni al mio morire. La tua casa la ricordi? Era tutta bella nella cintura fiorita del suo frutteto. L'acqua cantava nella vasca. E le prime rose odoravano intorno alle sue mura. Lazzaro mi aveva invitato alla sua cena e tu avevi spogliato il giardino dei fiori più belli per ornare la tavola dove il tuo maestro avrebbe preso il suo cibo. Così si fa con nostro Signore. A lui solo il meglio e solo il più bello. Marta non aveva osato rimproverarti, perché si ricordava le mie parole e ti guardava con una dolce invidia, perché tu splendevi di amore, andando e venendo nei preparativi. E poi io ero giunto, e più rapida di una gazzella tu eri corsa, precedendo i servi ad aprire il cancello col tuo grido abituale. Pareva sempre il grido di una prigioniera liberata. Infatti, io ero la tua liberazione e tu eri una prigioniera liberata. Gli apostoli erano con me, tutti, anche quello che ormai era come un membro incancrenito del corpo apostolico. Sentite che dice, ma vi eri tu a prendere il suo posto. E non sapevi che guardando il tuo capo curvato nel bacio ai miei piedi e il tuo occhio sincero e pieno d'amore, guardando soprattutto lo spirito tuo, io dimenticavo il disgusto di avere al fianco il traditore.
Adesso la dice grossa Gesù, eh. Questa se la medita però, Maria di Magdala. Ho voluto te sul Calvario per questo. Te nell'orto di Giuseppe per questo. Perché vederti era essere sicuro che la mia morte non era senza scopo. Tanta roba questo è. E mostrarmi a te era ringraziamento per il tuo fedele amore. Maria, tu benedetta, che non hai mai tradito, che mi hai confermato nella speranza mia di Redentore, tu in cui vidi tutti salvati dal mio morire. Vedete che belle parole, però questa se le merita. Io gongolo perché le ha ricevute. Non hai mai tradito, cosa difficilissima per gli esseri umani. Tu in cui vidi tutti salvati dal mio morire. Mentre tutti mangiavano, tu adoravi. Mi avevi dato l'acqua profumata per i miei piedi stanchi e baci casti e ardenti per le mie mani. E non contenta ancora, hai voluto infrangere l'ultimo tuo prezioso vaso e ungermi il capo ravviandomi i capelli come una mamma e ungermi le mani e i piedi perché tutto del tuo maestro odorasse come membra di re consacrato. E Giuda, vedete le catechesi parallele, no? Tra Maria di Magdala e Giuda, proprio il polo. Ma capite? Io non me lo manco ricordavo questo episodio. Io adesso non voglio. Maria di Magdala dice: tu, ha detto Gesù, vedendo te, no, vieni tu a prendere il suo posto. Il posto del membro incancrenito del gruppo apostolico, vedendo te dimenticavo il disgusto di averti a fianco. Quindi, capite, ci sono questi due cicli di catechesi che sono speculari. Quello che Gesù vorrebbe vedere in tutti e quello che non vorrebbe vedere mai. E Giuda che ti odiava perché eri onesta e respingevi ora con la tua onestà le cupidigie dei maschi, ti aveva rimproverata. Ma io ti avevo difesa, perché tu avevi compiuto tutto per amore. Un amore così grande, sentite, terza, altra bomba atomica, che il suo ricordo venne con me nell'agonia dalla sera del giovedì all'ora di nona. Gesù ripensava a quello che le aveva fatto Maria di Magdala. La domenica precedente. Capite quanto sono importanti i gesti di amore verso Gesù? Ora per questo atto di amore che tu mi hai dato alla soglia della mia morte, io vengo alla soglia della tua morte a renderti amore. Vedete? Questa è giustizia, questa qui. La giustizia non funziona soltanto come retribuzione del male, eh? No, no. Perché l'amore esige il ricambio dell'amore. Questo lo imparino tutti, specialmente tra sposi. Non ci deve essere un solo gesto d'amore ricevuto. O segnare che non sia ricambiato uno solo. Non c'è niente di più brutto di un gesto di amore fatto che non sia ricambiato. Non deve succedere mai una cosa di questo genere. Mai. Am I understood?
lo dico in inglese, eh? Sono stato chiaro, lo dico in italiano. Guai. Questo tuo atto di amore, io vengo alla soglia della tua morte a renderti amore. Chissà quanto tempo era che non lo vedeva Gesù. Sarà apparso Gesù durante, adesso io, a sentore non mi ricordo che traspaia da nulla che si legge qui. Forse sì, forse no. Gli sarà apparso Gesù o l'ha lasciata per anni. A fa penitenza e basta. E questa è l'unica apparizione che ci ha avuto. Ah, se fosse questa seconda, sarebbe proprio boom. Il tuo maestro ti ama, Maria. Egli è qui per dirti questo. Non avere timore. Non ansia di altra morte. Il tuo morire non è diverso da quello di chi versa il suo sangue per me. Quanta gente ha versato il sangue per Gesù? Tanta. Che dà il martire? La sua vita per amore del suo Dio. E che dà il penitente? La sua vita per l'amore del suo Dio. E che dà l'amante? La sua vita. Per l'amore del suo Dio. Vedi che non c'è differenza. Martirio, penitenza, amore consumano lo stesso sacrificio e per lo stesso fine. In te dunque, penitente e amante, è il martirio come in chi perisce nelle arene. Mi sa che avevamo già cominciato quando è morta Maria di Magdala, questi spettacolini macabri. Maria, io ti precedo nella gloria. Baciami la mano e posa in pace, riposa. È tempo per te di riposare. Dammi le tue spine. Ora è tempo di rose. Riposa e aspetta, ti benedico, benedetta. Non vorrei, cioè, fare troppa ironia e troppo sarcasmo, no? Perché. Però non mi sembra che il nostro Signore abbia chiamato il 113. Mi sembra che gli abbia detto che ha fatto molto bene Maria di Magda a fare quello che ha fatto. Alla fine gliele toglie le spine. Adesso gliele toglie. Adesso basta. Ma fino a 5 minuti prima le aveva le spine intorno alla testa e intorno alla vita. E nessuno gliele andrà a togliere. E Gesù non gli ha detto: che è tutto questo che hai fatto? Ma non ti ricordi che fin dai tempi di Simone il fariseo ti avevo già perdonato? Che è tutta sta commedia? Che è tutta sta roba? Che non ti basta quello che ho sofferto nella mia passione? Perché questo dicono oggi, eh? Non mi sembra che Gesù abbia detto così. A meno che non sono diventato proprio completamente fuori di testa che non so capire manco più l'italiano. Non mi sembra che Gesù abbia detto queste cose. E allora come si permettono oggi di dirle? Con quale autorità? Con quale coraggio? Con quale superbia? Con quale faccia tosta? Come ti permetti? A me queste cose, guardate, mi fanno proprio diventare una belva. Perché siamo tutti un po' superbi, un po' tanto. Ma c'è sempre un limite, no? C'è un limite. Quello che non si sopporta dei modernisti, che oggi ormai, è proprio questa superbia intollerabile. Cioè che hanno il coraggio di andare contro secoli, millenni di testimonianze. Ma tu sei scemo, sei. Ma chi ti credi di essere? Nella storia della Chiesa, per chi ne sa, insomma, io non è che ne sono un granché, non sono poi, non c'ho il dottorato di storia della Chiesa, ma ci sono stati fior di santi, di dottori,
di maestri, ma poi l'esempio di nostro Signore Domini, la Madonna. E tu pensi che tutta sta roba qui te la prendi, te la butti alle spalle, e come quel famoso padre spirituale di cui parlavo prima, dice: ma che sei matto, ti frusti? Ma se, guarda, padre spirituale, che si sono frustati tutti quanti fino a 50 anni fa, tutti. Non c'era uno che non faceva questa cosa. Gesù ha obbligato Maria a coricarsi sul suo giaciglio. Su quello, quindi sempre su quello che abbiamo visto prima, quindi quello con i giunchi intasati, un pochino di stoppie sopra, no? Era proprio il letto quello ortopedico con le barre di legno, no? Una piazza e mezzo, no? Non era proprio così. E la santa, col viso lavato di un pianto di estasi, si è stesa come il suo Dio ha voluto, ed ora pare dormire con le braccia conserte al seno, con le lacrime che continuano a scendere, ma la bocca che ride. Si rialza a sedere quando un fulgore vivissimo si fa nella grotta per la venuta di un angelo portante un calice che posa sull'altare. Sentite, a questo. Non me lo ricordavo, meno male che non me lo ricordavo. Un angelo portante un calice che posa sull'altare e che adora. Anche Maria inginocchiata presso il lettuccio adora, come l'angelo di Fatima, no? Non può più muoversi, le forze calano, ma è beata. L'angelo prende il calice e la comunica, gli ha portato il viatico, comunicandola al calice. Poi risale al cielo. Vedete che succede. Come fa a fare la comunione? Così, se non c'è altro. Maria, come un fiore arso da troppo sole, si piega. Si piega con le braccia ancora conserte sul seno e cade col viso fra le foglie del giaciglio. È morta. L'estasi eucaristica ha reciso l'ultimo filo vitale. Io non me la sento di commentare troppo queste cose qui, perché per queste cose non servono troppi commenti. Congedo. Dice Gesù a Maria Valtorta: benedetta sia per quanto mi riguarda. Hai così il ciclo della Maddalena completo. Dalla morte alla vita. È la più grande risorta del mio Vangelo. È risorta da sette morti. È rinata. L'hai vista come pianta da fiore alzare dal fango lo stelo del suo nuovo fiore sempre più in alto, e poi fiorire per me, olezzare per me, morire per me. L'hai vista peccatrice, poi assetata che si accosta alla fonte, poi pentita, poi perdonata, poi amante, poi pietosa sul corpo ucciso del suo Signore. Poi serva della madre, che ama perché madre mia. Infine penitente sulle soglie del suo paradiso. Anime che temete, imparate a non temere di me, leggendo la vita di Maria di Magdala. Anime che amate, imparate da lei ad amare con serafico ardore. Anime che avete errato, imparate da lei la scienza che rende pronti al cielo. Finale più bello di questo non poteva esserci. L'ha scritto nostro Signore, per cui evidentemente ubi maior minor super cessat in questo caso, e qui ci congediamo così.
Laudentur, Jesus et Maria.